una cosa che dico spesso, però anche il fatto di avere Jimbo come capitano, secondo me, aiuta a dare una retta a tutti gli altri. Certamente, anzi, ti faccio una domanda a bruciapelo perché hai parlato di Jimbo. Secondo te quanto dura Jimbo? Perché ha già iniziato a dire che forse fino al 2028 lo troviamo, secondo te? Ma non saprei, non gli auguro né una cosa né l'altra, anche perché poi alla fine quello di continuare è una scelta sua personale, magari per lui sarà meglio smettere, magari sarà meglio continuare o magari per il suo fisico, anche perché conoscendolo e avendoci anche parlato poi nelle ultime gare dopo le Olimpiadi, sicuramente. In questo momento qua che vede comunque avvicinarsi la fine, che poi sia vicino o sia lontana non si sa, però è normale dopo un po' iniziare a pensare a queste cose. Secondo me mi verrebbe da dire che lui ha sia momenti in cui dice sono finito, cioè oggi smetto, e momenti in cui no, vado avanti altri 10 anni magari. E mentalmente sicuramente è un agonista, non vorrebbe mollare mai probabilmente. Vediamo, secondo me dipenderà più che dalla parte mentale e dalla parte fisica, quindi quella è l'incognita, cioè non puoi sapere. Ma sai, se un incognito gli donasse così a caso una fornitura vita di cannoli, però con la promessa che prima di mangiarli deve quantomeno finire la stagione del 2028, magari Magari sarebbe. potrebbe essere una motivazione in più, però sempre sulla parte mentale, poi Sì. insomma la parte fisica, quella è un'altra storia. Sì, poi mi sono corretto mentre facevo questo esempio perché mi sono reso conto che se avessimo regalato adesso i cannoli a Jimbo, la volta buona che non arriva la stagione del 2025. Però sì. Chi lo sa? Ma a parte questo, è importante citare Jimbo in realtà perché cioè, si vede anche al di fuori il suo ruolo proprio. E credo che questa fosse una cosa che mi ha detto Pietro. O me l'ha detto tu? Ah, ma la memoria mi fa un po' cilecca. Quando il discorso motivazionale che ha fatto agli europei di Roma di quest'anno era un discorso che sollevava un po' dall'ansia di dover fare chissà che, e proprio forse questa leggerezza che Jimbo è riuscito a incanalare in tutti voi ha permesso tutti i risultati incredibili di Roma. Sì, allora io quando parlo di Jimbo, della sua personalità, dei discorsi che fa appunto come capitano, c'è il massimo rispetto da parte di tutti comunque verso di lui. Non parlo mai di magari un episodio, una parola, una frase nello specifico, ma comunque l'insieme di quello che è stato e l'insieme di tutte le volte in cui sono stato capitanato da lui. E sapere proprio di avere lui come persona è ormai diventato forse anche importante alla pari di quello che dice, perché durante i discorsi riesce sempre a avere comunque delle frasi d'effetto, qualcosa che ti colpisce, che ti fa venire la pelle d'oca, ma è anche proprio la sua presenza, secondo me, a far scattare qualcosa dentro alle persone, insomma. Secondo me è la persona adatta a ricoprire quel ruolo, e infatti non lo ricopre soltanto nell'atletica, ma come nelle ultime Olimpiadi, alla fine è il capitano generale della nazionale. Perfettamente d'accordo, guarda.